Ciao, come state? Come sempre facciamo il nostro resoconto di quello che è successo questa mattina. Anche oggi eravate tantissimi, ci siamo insomma fatti sicuramente gli auguri di Natale, anche perché ci ritroveremo martedì prossimo, poi alle 9:15 come sempre, ma come sappiamo insomma il Natale sarà passato e magari mi racconterete anche che cosa avrete ricevuto durante le vostre feste natalizie, durante il vostro Natale. Ma insomma abbiamo parlato di panettone, di Pandoro, chi insomma ci ha detto che il panettone lo preferiva, soprattutto quello artigianale, chi questo momento come Pachi invece lo stava realizzando per i suoi menù delle feste, o ancora come il nostro amico che abita proprio in provincia di Verona, lui dice: beh, dove abito io non potrei non amare il Pandoro. E lo so, ti capiamo. Comunque sì, insomma, panettone e Pandoro direi che abbiamo chiuso con l'uno a uno, eh? Siamo rimasti comunque dicevo così, con questo risultato. Che dire, poi abbiamo parlato anche di menù che andrete a preparare ed è uscita fuori una pasta molto particolare, il cordone dei frati, che non sapevo cosa fosse. Insomma, mi avete spiegato, come mega naturista e anche maestro Domenico Guariglia, che cos'è questa tipica pasta, anche abruzzese, ma che è una pasta che arriva veramente dall'antichità, fin dal Medioevo. Quindi mi è piaciuta questa cosa perché, come sempre, riusciamo così a raccontare anche dei piatti della tradizione, mandando anche indietro nella storia, nell'epoca, tant'è che poi appunto è uscito fuori che qualcuno di voi vive in un ex convento, e anche qui la radio dovete sapere che effettivamente è stato luogo di ex convento, oppure chi in qualche modo addirittura partecipa anche a delle rievocazioni storiche interpretando proprio un frate. Insomma, mi avete raccontato di nuovo tantissime cose oggi e questo non può che farmi piacere, non può che farmi piacere, perché vuol dire che insomma riusciamo a passare un po' di tempo insieme, a raccontarci tutte le nostre cose e insomma a condividere anche le nostre esperienze. Bene, c'è poi a chi mi ha anche detto che insomma il nero non gli piace addosso, vabbè, è più una persona colorata. Chi invece in California andiamo a dormire, insomma, come vedete, siamo un po' sparsi in tutto il mondo e ognuno di noi ha diciamo così, la sua peculiarità. Ma questa è la cosa bella, e la cosa bella anche di questo canale, del fatto che ci ritroviamo tutti martedì mattina, come sempre qui alle 9:15. Per cui non mi resta che augurarvi veramente buone feste. A voi e ai vostri cari, passatele al meglio, ci vediamo martedì prossimo. Passate le feste, ma non saranno completate perché poi ci faremo gli auguri per l'inizio dell'anno, per fine anno, inizio anno, quindi statemi bene, festeggiatelo al meglio, mi raccomando, prudenza come sempre, ci ritroviamo martedì prossimo. Ciao, grazie, potete comunque contattarmi a imhcalib@libero.it, dove potete mandarmi le foto anche dei vostri luoghi, di cosa avete ricevuto, del vostro albero di Natale, insomma delle vostre città, delle peculiarità e particolarità, come anche le curiosità, ricette, insomma tutto quanto possiamo parlarne il martedì, oppure poi potrò parlarne su Patreon, Simona Non Solo Radio. Baci, ciao, grazie e auguroni!